Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo vlog. Oggi è lunedì 30 maggio 2022 e sono circa le 9:20 di mattina, precisamente le 9:24. E come vedete non sono a scuola ma sono a casa perché stamattina mi sono svegliata con un bellissimo messaggio, ovvero che praticamente quasi tutto il personale scolastico aveva fatto sciopero e quindi nessuna classe entrava a scuola. Vi giuro, da una parte ero stracontenta perché appunto stare a casa è sempre bello, poi soprattutto in questi giorni in cui a scuola non facciamo nulla di particolarmente interessante dato che sono gli ultimi giorni. Dall'altra parte invece ero tipo un po' perché oggi avrei dovuto avere l'interrogazione di inglese, che quindi mi sarei tolta perché era l'ultima interrogazione, e non andando a scuola la dovremo posticipare penso a mercoledì o a venerdì, quindi me la dovrò trascinare per ancora un po' di giorni. Questa interrogazione vi giuro che è un incubo, dovevo essere interrogata cioè qualcosa come tipo 2-3 mesi fa, me l'ho proposta al secondo giro, solo che quel giorno la prof non aveva avuto tempo di sentire, quindi devo andare la volta successiva sono stata male e alla fine è capitato che me la sono trascinata fino ad oggi che è il 30 di maggio. Ma vabbè, non pensiamoci, io adesso mi sono vestita, preparata, truccata e ho fatto i capelli perché vado a fare colazione con Charlotte e poi andremo a fare un giro, quindi scappo perché mi ha già mandato il messaggio in cui mi dice che era quasi da me e quindi direi di andare. Woo! Ragazzi, sono con Charlotte Padellaro che mi sta portando a spasso. Adesso stiamo pensando dove andare perché io avevo un posto, però poi da lì dovremmo andare in centro o a piedi o con l'autobus, quindi adesso vediamo. Allora ragazzi, eccomi qua, io sono tornata ormai da penso un'oretta e mezza, come avete visto dalle clip precedenti siamo andate a fare colazione, siamo andate in centro, in realtà abbiamo fatto solo due negozi, ovvero Sephora in cui dovevo ritirare un ordine che avevo fatto e Zara in cui ho comprato alcune cosine che però non vi faccio vedere in questo video perché arriverà proprio un bel video haul, vi annuncio già che sarà bello consistente in cui vi faccio vedere tutte le cose che ho comprato in questo periodo che sono un bel po'. E poi in realtà io e Sha siamo passate dall'estetista che però era chiusa, quindi mega fail, e poi l'ho riaccompagnata a casa con la macchina perché alle 12:30 aveva un impegno, quindi la nostra mattinata è finita così. Adesso è quasi l'una e io volevo mettere un po' a posto la stanza perché ci sono alcune cose sparse in giro, volevo un attimino fare un po' di ordine. E poi oggi pomeriggio mia madre teoricamente mi ha chiesto di ritornare in centro nuovamente perché voleva comprare alcune cosine, le servivano alcune cose, quindi volevo accompagnarla e quindi mi sa che anche oggi pomeriggio giretto in centro e poi vediamo come si sviluppa la giornata. Tra l'altro ragazzi, mi vedete con la felpa perché da ieri, credo, sì, da ieri barra l'altro ieri è venuto un freddo polare, cioè stamattina ho guardato, alle 9 c'erano 14 gradi quando tipo due giorni fa ce n'erano 32-33, non so come sia possibile, infatti oggi per uscire mi sono anche messa la felpa e i jeans lunghi perché fa abbastanza freddino e anche a casa con felpa e tuta sto da Dio. Speriamo però che torni il bel tempo anche perché ormai è quasi giugno e ho voglia del caldo. The Arizona thunder tonight. Eccomi qui ragazzi, post pranzo, pronta per il secondo round di giro in centro. Fortunatamente abitiamo vicino, quindi non è un grosso problema. Come avete visto ho mangiato, mi sono di nuovo preparata, tra virgolette, nel senso che ho messo i jeans di stamattina, la felpa che avevo prima, anche se non era quella di stamattina, perché quella di stamattina grigia l'ho sporcata, non so come, forse era già sporca ma non me ne ero accorta, anche perché era sporca di penna, io non l'ho usata oggi la penna, quindi boh. Mi sono sistemata giusto un po' il trucco, ho aggiunto un po' di blush, gloss, prendo la borsa e vado a prendere la macchina che purtroppo non è più dove l'avevo parcheggiata, ovvero sotto casa mia, ma ce n'è un'altra a tipo 600 metri, quindi mentre mia madre porta Aria giù a farle fare i bisognini io vado a prendere la macchina, anche perché è praticamente da 3 mesi che mi sono patentata ma mia madre non è mai salita con me sulla Current, cioè sulla macchina automatica che è quella che praticamente ormai prendo sempre, quindi oggi volevo farle vivere questa esperienza. E teoricamente potrei fare anche una bella cosa perché l'altro
l'altro giorno ho fatto un ordine Zara e di tutte le cose che avevo preso una purtroppo mi è troppo grande, quindi ho fatto il reso, la procedura per il reso. Ecco qua la busta, però devo andarla a spedire, quindi potrei stampare l'etichetta e mentre vado in centro passare magari dal tabaccaio in modo da spedire il pacco. Mi sa che farò così, vado ad accendere la stampante, voilà. Adesso però devo recuperare l'etichetta che teoricamente mi è arrivata nell'email, credo. Eccola qua. Leggo un attimo le istruzioni per non sbagliare. Tra l'altro ragazzi, mi sono appena ricordata che stamattina mi è arrivata la notifica di Poste Italiane che mi diceva che oggi teoricamente era programmata una consegna. Non so di che cosa, perché mi devono arrivare un po' di pacchi e io scommetto quello che volete che sicuramente citofonano quando non ci siamo, sicura 100%. Detto ciò, telefono preso, pacco pure, borsa c'è, direi che possiamo andare a prendere la macchina. Ok ragazzi, prima tappa, tabaccaio, ho fatto chiaramente andare mia madre, poi andiamo in centro. Arrivate sane e salve. Ok ragazzi, eccomi qua, siamo tornate a casa e chiaramente io non ho mantenuto la promessa che avevo fatto e ho comprato alcune cosine. In realtà non ho comprato alcune cosine, ho comprato solo un vestito da Zara che però era troppo bello per essere lasciato là, quindi l'ho preso. E poi mia madre, siccome aveva una gift card da Intimissimi e le avanzavano dei soldi dalle cose che aveva deciso di prendere, mi ha fatto prendere qualche mutandina che mi serve. Cioè in realtà non è che mi serve, però fa sempre comodo avere qualche slip in più. E tra l'altro, come previsto prima, mi è arrivato il pacchettino che doveva arrivarmi. Fortunatamente me l'hanno lasciato fuori dalla porta, quindi non devono ripassare. Ciò significa che domani registrerò il video haul e probabilmente uscirà mercoledì, quindi molto molto presto vedrete il video haul di cui vi parlavo oggi, dato che mi è arrivato anche questo ultimo pacchetto. Detto ciò, tolgo le cosine dalle bustine e vediamo come organizzare il resto del pomeriggio, dato che sono le 5:15. Ragazzi, io vi giuro che sono pessima, praticamente ero qui che stavo facendo dei TikTok, mi sono provata anche le cose che ho comprato oggi. Scrollavo su TikTok, ho visto un video di una ragazza che seguo, che faceva vedere un completo di Oceans Apart, e mi sono ricordata che oggi devo fare delle storie per Oceans Apart, quindi mi devo muovere perché tra un po' non c'è più luce, sono già le 6, quindi adesso cerco il completo che vi devo far vedere su Instagram perché non mi ricordo dove l'ho messo. Eccola qua. Ho fatto il mio cassettino dedicato a Oceans Apart, anche se in realtà ci sono 3 dei 1000 set che ho, perché non ce ne stanno di più. Quindi mi metto a fare quello che devo fare perché mi stavo completamente dimenticando. Ok ragazzi, storie fatte, ci ho messo anche meno del previsto, quindi top. E adesso sono qui col computer perché prima che me lo dimentichi per l'ennesima volta devo assolutamente fare un bonifico. Perché non ve l'ho detto né qui né su Instagram, perché è proprio una novità degli ultimi giorni, ma io e Charlotte abbiamo preso l'appuntamento per andare a fare dei tatuaggi. L'unica cosa negativa di questa cosa è che saranno tra un bel po' di mesi, perché abbiamo preso l'appuntamento a settembre, quindi manca tantissimo. Io li volevo fare, anzi tutte e due li volevamo fare in questi giorni, comunque in questo periodo, prima che arrivasse l'estate vera e propria, in cui magari si va al mare, si va in piscina, si prende il sole, perché è fortemente sconsigliato fare i tatuaggi durante proprio l'estate piena. Quindi appunto avevamo pensato di farli verso fine maggio barra inizio giugno, solo che vogliamo andare da un tatuatore specifico che tra l'altro non è nemmeno vicino a noi, ma ci dovremmo fare penso tipo 2-3 orette di treno per raggiungerlo, perché ci teniamo a farli da lui, e quindi chiaramente non aveva posto per giorni così vicini. In estate alcuni giorni noi non ci siamo, altri lui non poteva, poi arriva l'estate vera e propria, quindi non volevamo farlo, e alla fine siamo capitati negli ultimi giorni di settembre. E però va bene così, cioè preferisco tra le due aspettare magari qualcosina in più e farli proprio come voglio io al 100%, anche perché questo ragazzo è proprio specializzato tra virgolette nello stile di tatuaggi che piace a noi, poi magari ve ne parlerò meglio, perché secondo me non
non basta che il tuo tutore sia bravo, devi anche avere lo stesso stile di tatuaggio che vuoi tu, e lui ce l'ha. Quindi, siccome non siamo riusciti a trovare nessun altro, abbiamo detto ok, aspettiamo un po' di più, però appunto devo fare il bonifico perché siccome abbiamo prenotato, chiaramente vuole un anticipo e quindi devo fargli il bonifico. In realtà già da qualche giorno, ma siccome mi dimenticavo sempre o avevo altro per la testa, adesso che non ho nulla e sono libera, lo faccio così. Poi gli mando la ricevuta e basta. Ok ragazzi, fatto, così almeno mi sono tolta il pensiero. Adesso ragazzi, rigorosamente video di Elisa True Crime, mentre metto a posto le cosine che ho comprato barra che mi sono arrivate oggi, più altre cose che sono sparse per la stanza. Niente ragazzi, cambio di programma proprio completo. Alla fine ho deciso di andare a mangiare il sushi con Charlotte, quindi per le 8 ci siamo date appuntamento, ma io mi ero totalmente dimenticata che mia madre avesse preparato, cioè avesse fatto l'impasto per le tigelle. Quindi, siccome mi sono sentita in colpa perché le tigelle le aveva fatte per me, ma io appunto stasera non mangerò a casa, mi ha chiesto se per favore le vado a prendere la mortadella. Quindi sono andata al supermercato vicino a casa mia a prenderle la mortadella e poi scappo al sushi, anche perché tra 40 minuti devo essere là, quindi mi muovo. Comunque è veramente incredibile come io oggi, appena tornata a casa, abbia detto no, oggi non esco più, e invece... Charlotte è una falsa, perché è lei che mi ha convinto a venire al sushi. Non è vero. L'ha detto esplicitamente che voleva venire. Non è vero. Sometimes I drive. Ragazzi, eccomi qua a casa. Noi abbiamo finito di mangiare, tra l'altro abbiamo dovuto aspettare l'autobus una vita, cioè in realtà ho dovuto aspettare l'autobus e Charlotte mi ha tenuto compagnia. Abbiamo aspettato tipo 20-25 minuti, però adesso finalmente sono a casa e devo dire che sono molto fiera di me, perché questa volta mi sono contenuta e non ho preso tantissime cose, cioè ho preso le cose che mi servono per saziarmi, infatti sono sazia, ma non ero appesantita o ero piena. Infatti abbiamo anche preso poi un sorbetto al limone, cosa che vorrei fare sempre ma che molte volte non riesco a fare perché sono proprio pienissima, cioè sto per esplodere, mentre questa volta siamo contenute, abbiamo fatto le brave e quindi ci siamo preso anche il sorbetto. E adesso vado a farmi la doccia perché devo lavarmi i capelli oggi, li ho legati perché erano in condizioni pessime, ma per domani devo assolutamente lavarli, quindi vado a fare la doccia. Sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn.